Ciao a tutti, sono Johnny Livorti e oggi siamo da Nolo Studio. Faremo un piccolo tour di uno studio, di perché dobbiamo usare uno studio invece di scattare in giro e come proprio è fatto uno studio, proprio tutte le singole parti di Nolo Studio. Andiamo a vedere. Buongiorno. Buongiorno. Qua con noi oggi a illustrarci tutto lo studio abbiamo Martino Carletti, producer palle, che ci spiegherà per filo e per segno questo studio, Nolo Studio. Prego! Prego, accomodatevi! Allora, iniziamo subito. Allora, questo è il nostro studio, questo è il nostro ingresso. In questa zona qui, in particolare, troverete sempre me, che vi assisterò in tutte quelle che sono le dinamiche di produzione, dal momento in cui entrate in uno studio al momento in cui uscite. Quindi tutto quello di cui avete bisogno me lo dite, io lo elaboro nella mia postazioncina e poi sono nel mio angolino per non disturbare quelle che sono le produzioni in atto. Poi magari anche, che ne so, quando siamo all'inizio di una produzione, magari, che ne so, prendi i nomi, prendi i nomi, registri. Assolutamente, esattamente. Tra l'altro, come possiamo vedere in questa zona, date anche quelle che sono state le recenti, recenti avvenimenti, abbiamo un punto di igienizzazione per il Covid in cui abbiamo anche la possibilità di avere uno screening delle persone, ci segniamo nome e cognome di tutti qualora eventualmente, certo, ci fosse la malaugurata possibilità. Certo, ci sono i termometri, tutto. Esatto. Proprio tutto a norma, tutti tranquilli. Abbiamo la possibilità di assistervi anche in questa cosa. Andiamo avanti. In questo punto in particolare, recentissimo, molto nuovo, abbiamo questo set che si chiama Social Corner. Questo set è un set tipico per quello che riguarda la creazione di potenziali contenuti, interviste, contenuti social, comunque in ambito digitale, un studiolo che abbia una fotografia già predefinita, quindi con un muro industrial dietro realizzato ad hoc, dei piccoli oggettini che fanno riempimento e sfondo per quello che è la nostra inquadratura, la nostra fotografia. Generalmente si va in camera fissa, due persone sul divano, una persona, si intervista e si fa tutto quello che volete. È proprio il classico esempio di studio già fatto, che uno si lascia qua e quando dobbiamo fare delle interviste, dei backstage, un qualsiasi cosa, è già predisposto, noi lo lasciamo qua sempre e in qualsiasi occasione ce l'abbiamo già pronto, cioè guardate, è molto figo, cioè ti crei molti angolini, giochi magari un pochino anche con le lucette. Ci sono infinite possibilità partendo da un setup già predisposto, puoi costruire, aggiungere, giocare con le luci, fare un po' quello che è su questa superficie che è già pronta così com'è. Poi dalla parte opposta abbiamo un tavolo da lavoro. Questo tavolo da lavoro è molto comodo perché adesso è un po' in disordine perché ovviamente siamo al lavoro. Quindi cosa c'è di importante su questo tavolo? Questo tavolo ha le ruote, è un banco da lavoro molto grosso, quindi ha la possibilità di essere spostato e possiamo metterlo dove più comodo è per gli operatori del set. Perché questo, diciamolo, non è una parte, diciamo, accessibile a tutti. È esclusivamente di chi è dietro la telecamera, chi lavora con la telecamera, quindi ha bisogno di una base d'appoggio sia per quello che può essere la propria attrezzatura. Qua abbiamo anche della focaccia, perché comunque uno ci si deve anche rifocillare in qualche modo. Abbiamo il computer dove magari noi possiamo ritoccare subito le nostre foto, i nostri video, la nostra attrezzatura, e quindi ce la possiamo portare dove vogliamo. Esattamente. Vicino anche in base a quello che è la comodità che stiamo cercando, insomma. E questa è la parte principale, è il succo, il centro del nostro interesse di oggi, è questo spazio l'abbiamo chiamato The Wall per questa particolare grandezza, altezza e ampiezza su quello che è una parete verticale in muratura. Scusami se ti interrompo di nuovo, qua la cosa figa di questo studio, oltre alla grandezza che abbiamo delle porte gigantesche dove possiamo far entrare anche oggetti grossi, un'auto direttamente su un limbo se dobbiamo scattare un'auto, delle moto, cose che non sono proprio accessibili in tutti gli studi. E questo limbo, che è questa struttura così, che non ha spigoli sul fondo, abbiamo solo una curva sullo sfondo che ci dà anche più profondità, ci dà più morbidezza, è figa, ok? Cioè, dirci. Telefoni sempre veramente no sui set, no, niente telefoni, via. Quindi questo limbo qua è una figata perché uno lo dipingiamo come vogliamo, bianco, nero, birulò,
abbiamo la possibilità sia di verniciarlo oppure molto più facilmente di installare delle strutture semipermanenti che possono essere degli stativi, un fondale di carta o comunque la possibilità di avere i colori che vuoi, dei binari a terra, tutto ciò che la metratura ti permette di o appoggiare a terra o installare su queste superfici qua. Perché se noi andiamo a guardare in alto, questo studio qua è già fornito di appigli per tutto, per tutte le luci, noi vogliamo le possibilità. Abbiamo già le strutture fatte per attaccarci la qualunque. Esattamente, okay. Questi qua sono dei binari motorizzati, ti danno la possibilità di avere un qualsiasi tipo di appeso, ovviamente con dei limiti di peso predisposti, e di andare a movimentare direttamente, manualmente, questo tipo di struttura in modo da avere i punti luce o comunque tutto ciò che è il setup che uno si è immaginato aereo, qua lo possiamo fare, perché comunque ce lo permette. Sono sempre tutte cose che non tutti gli studi hanno, quindi ci sono studi e studi. Qua abbiamo anche la possibilità, che ne so, di avere la luce diurna. Alle nostre spalle abbiamo, abbiamo delle finestre, quindi possiamo sfruttare anche la luce diurna qualora fosse interessante e bella. Abbiamo molta attrezzatura già qua disponibile, abbiamo le prese industriali, c'è veramente un'ottima attrezzatura. Poi, cosa molto figa che ho notato di questo studio qua, che se noi abbiamo un set un pochino più grosso, dei lavori un pochino più importanti, abbiamo un bel soppalco, un pochino più elegante, dove possiamo far stare magari i clienti, l'agenzia, mentre sotto invece ci possono stare tutti i nostri modelli, modello e quello che vuoi, con fotografi e videomaker. Quindi una separazione proprio, diciamo, quasi delle caste, ok? Sopra i dirigenti e chi comanda e sotto la manovalanza, se così vogliamo chiamare. Ma io voglio farti una domanda. Dimmi subito. Perché io sono un fotografo, un videomaker, quello che vuoi, e devo decidere di venire a filmare o fotografare in studio, poi in questo studio, invece di scattare a casa o fuori o... Guarda, i motivi sono molteplici, principalmente perché uno studio è un luogo controllato, un luogo gestibile, un luogo in cui non subentrano tutte quelle dinamiche esterne che sui set si hanno, quindi temperatura, clima, meteo, luci, qualsiasi tipo di situazione che all'esterno è incontrollabile, certo, che comunque non può essere gestita a livello di produzione e di set. Qui noi abbiamo la possibilità di ricreare un ambiente quanto più possibile sicuro, controllato e fine a quella che è la nostra idea, perché comunque partiamo da una grande preparazione in struttura di quello che è il nostro posto, che però ci dà la possibilità di fare quello che vogliamo fondamentalmente. E mantenere anche una costanza di luci e di setup per tutto l'arco della giornata o della settimana. Esatto, quindi una struttura fissa, tranquilla e, come dicevi tu, controllata. Esattamente, che è appunto la cosa più importante di tutte. Ok. Poi andiamo a farci un diretto. Particolarità di questo studio, facci un po' vedere, dai. Allora, dai. Eccoci. Questo è il luogo del controllo supremo. Qui avviene tutta quella che è la produzione del set e qui il nostro cliente può remotare i segnali delle varie camere, delle fotocamere, su un televisore, su un monitor che possiamo appoggiare su una scrivania, comodamente sul divano, che comunque ospita tre persone, e abbiamo la possibilità comunque di visionare direttamente quello che accade giù di sotto al set. E guardate quanta figata! Bellissimo! Wow, guardate che bello sgabello! Figata! Quindi senza neanche il bisogno, tra virgolette, di avere un segnale in camera e di doverlo necessariamente vedere, il cliente può affacciarsi e può dirigere la scena, certo, può dare le modifiche direttamente in campo, quindi senza che ci sia una comunicazione che determina una perdita di tempo. Ok, domanda proprio così, senza peli sulla lingua. Se io sono Tizio Caio e dico, ma perché, guarda, domani mi diletto, voglio venire in questo studio e prendermi una giornata dove faccio quello che voglio, mi sperimento un po' delle luci, mi porto un modellino, mi faccio due foto. Quanto mi costa venire qua? Una giornata intera in uno studio così, che ricordiamo non è uno studio da qualunque, è proprio di quelli più cheap, è quello, cioè, qua è già una figata, eh? Cioè, vi ripeto che è grandissimo, ci fate entrare auto, tutto, è veramente al top, cioè non è una cosa così, eh? È figo questo.
Una giornata in studio completa da noi costa 544 euro. Ok. Il prezzo cosa ti comprende? Ti comprende la zona main del wall, così da poter scattare il tuo soggetto, e incluso nel prezzo sempre abbiamo Nolo Village, che è il soppalco dove abbiamo appunto la possibilità di ospitare il cliente, il talent, il modello in questione, e di dargli tutti i comfort. Abbiamo in quella zona una zona make-up dedicata con il suo specchio, di modo che... Bello, vieni, facciamo vedere qua. Possiamo mettere il nostro talent allo specchio, da questa parte al trucco, e quindi lui tranquillamente può gestirsi certo. Questa fase qui. Abbiamo la parte di styling con le relle, quindi questa parte diciamo è dedicata principalmente alla cura del soggetto che stiamo andando a fotografare o a riprendere. Certo. E abbiamo la nostra zona, perché ovviamente un set difficilmente dura una mattinata o comunque una mezza giornata, è più facile che duri tutta la giornata, quindi avere una base dove uno si riposa, sta più tranquillo, dove mangia soprattutto, dove può crearsi i suoi ritagli di momenti, certo, che gli servono per poi entrare nel personaggio per essere appunto ripreso o fotografato. Abbiamo la nostra zona caffè, una parte dedicata al catering e tutto quello che può servire, cioè, a un cliente per entrare qui, sedersi, mangiare tutto. E produrre. Vi fate il pacchetto completo? Assolutamente sì. E ci sarà anche una persona, credo, che comunque venga a illustrare un pochino lo studio. Ci sono sempre io. Cioè, incluso avete anche costui? Assolutamente sì. Cioè, sempre dentro. Una figata, secondo me. Ultima domanda. Tu consiglieresti subito a un ragazzo o una ragazza che vuole imparare un po' di fotografia, di video, di venire e farsi una giornata in studio? Cioè, è una cosa che secondo te ha senso o no? Perché secondo me è veramente, veramente figa come cosa, perché è una cosa completamente al di fuori di quello che vi potete immaginare. Riuscite a controllare veramente tutto e dare più, non lo so, croccantezza al tutto. Cioè, dovete scattare anche, che so, non solo persone, ma proprio anche prodotti. Una moto, a me mi viene l'esempio della moto perché ce l'abbiamo qua sotto, e verrebbe proprio facile. Ma è una cosa che scattare con luci controllate, artificiali, così cambia proprio magari anche la visione. Assolutamente sì, scattare all'interno di uno studio controllato, che tu sia un principiante o un professionista, è sempre consigliato. Perché? Perché ti dà le basi e il tempo necessario a capire quello che stai facendo e quindi a memorizzare quel tipo di processo. Certo. Perché comunque sei tranquillo, non sei su un set con il cliente che magari vuole rivedere il risultato subito o che comunque cerca delle tempistiche strette, perché ovviamente ogni minuto che passa spende i soldi. Certo, esattamente. Ovviamente. Quindi ovviamente quello che consiglio è venite e provate, chiaramente, certo, perché la possibilità è quella di magari non avete i soldi necessari a fare la giornata completa, un accordo si trova, una quadra si trova sempre, e la possibilità comunque di far crescere l'ambito personale di una persona è quello che cerchiamo anche come, certo, come struttura, quindi assolutamente consigliatissimo. Allora, spero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto ti sia servito a, non so, a prenderti un po' di voglia su un mondo nuovo, perché comunque non è da tutti arrivare e scattare in uno studio così figo. Quindi, se hai bisogno di qualsiasi domanda, di info, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, lasciami un commento nella descrizione del video e io ti lascerò anche un po' di dati, vedere com'è nello studio, dov'è, ti lascerò il contatto di Martino, così se vuoi venire qua a scattare e farti una giornata c'è la possibilità di farla. E guarda lì, grazie mille. Grazie mille. Saluti. Yeah. Alla yeah.